vita vostra. Io sono non preoccupata di più, perché questo cantiere viene ad impattare sulla nostra vita in maniera devastante, in maniera particolare perché qui abbiamo tantissimi anziani, per cui preoccupata è dire poco. Ma vi hanno parlato del progetto, si sa com'è? Ci hanno parlato del progetto. Il sindaco quando è venuto? Il sindaco no, è la cooperativa, quella era una serata che dovevamo... un incontro che avevamo chiesto noi con la prima raccolta di firme che abbiamo fatto. Sono venuti, la cooperativa ci ha presentato, ci hanno fatto vedere delle slide, insomma le lascio presagire come sono viste in una sala abbastanza distanti, ma non ci hanno mai presentato un progetto definitivo. Quindi non sapete come succederà? Alla fine dei fatti non sappiamo esattamente che cosa succederà, però abbiamo il sentore di quello che sarà e non ci piace. Non vi piace. Ok, grazie. E il perché di questo intervento voi l'avete capito o non è ancora ben chiaro? Noi siamo partiti qua con la prima tranche di lavori, dovevano essere la sostituzione degli infissi e il rifacimento dei cappotti. Poi come soci anni fa abbiamo aderito a far fare dei carotaggi agli stabili e dopo quei carotaggi lì hanno pensato di fare anche l'antisismico, che ben venga, però dipende da come lo si vuole fare. Ci siamo resi conto che tutta questa serie di lavoro, questa progettazione che è in continuo modifica, viene ad impattare sulle nostre vite abbastanza pesantemente, sì. In maniera molto importante. Ben venga l'antisismico, però come? C'è solo questo modo così impattante di farlo? Non ci sono altre modalità? La cooperativa si è dimostrata comprensiva rispetto alle vostre riserve? Noi abbiamo chiesto in più occasioni di visionare i progetti, ma finora zero.